Abbiamo passato il pomeriggio parlando di argomenti molto seri, profondissimi e senz'altro di rilevanza, di grande rilevanza in ogni contesto. Volevo alleggerire un po', diciamo, il tema e l'atmosfera della giornata parlando di un argomento che apparentemente è meno serio, meno importante e meno significativo, ma in realtà dal mio punto di vista è invece enormemente superiore, sotto tutti i profili. Allora, volevo parlare di ricollegandomi a un racconto breve che ho scritto qualche anno fa, che si chiamava La sporta della spesa. Probabilmente nessuno si ricorda più cosa significa sporta, eh? Certo. La sporta era quella che la sdora portava Sempre sotto braccio. sotto braccio al mercato. Perché? Perché con la sporta, diciamo, si facevano le funzioni degli imballi. Cioè, noi oggi, raccontavo stamattina all'amico Jacopo l'importanza deteriore che oggi hanno gli imballi, e io invece in questo piccolo racconto breve, appunto raccontavo diciamo, il tenore di vita usuale che si aveva nelle campagne attorno agli anni 50-60, e cioè diciamo che il grosso dei prodotti di consumo alimentare e anche di altro genere, in genere si faceva in famiglia. I contadini praticamente producevano quasi tutto quello che serviva da mangiare e anche per il consumo tradizionale domestico in casa, però c'erano delle cose che ovviamente andavano poi acquistate sul mercato perché venivano da una produzione artigianale, diciamo specializzata o industriale, e quindi andava comprata. E io mi ricordo che il giovedì c'era appunto giornata di mercato e mia nonna mi portava, io avevo 4 o 5 anni e poi anche fino a qualche anno dopo, ma insomma più o meno a partire dai 4 anni, mi metteva sul manubrio della bicicletta, proprio seduto sul manubrio della bicicletta da donna. Andavamo tutti sul manubrio della bicicletta. Esattamente, mi metteva sul manubrio, beata donna si metteva pedalando, si faceva un paio di chilometri che stava a casa nostra dal mercato, dalla piazza del mercato, e poi depositata al deposito la bicicletta, andavamo in giro per il mercato. E lei pian piano girava per il mercato, comprava il formaggio parmigiano. Che ne so, la varicchina, perché quello era il detersivo che si usava, varicchina, Certo. il sapone lo facevamo in casa, tanto per dire, no? E che cosa faceva? Comprava la varicchina, ma si portava la tanica per cavoli suoi. Cioè, avevamo una tanica di quelle delle Jeep americane in Taniconi, metallo, quelli da bellissimi. Che 20 litri, da 20 galloni, che erano 12 litri, erano una cosa del. uguali anche quelle Sì, che tedesche, erano più o meno uguali a quelle tedesche, e lei si metteva dentro questa tanica e ci metteva la varicchina, mi ricordo. E poi, insomma, cose del genere. Andavamo a comprare lo zucchero e l'alimentarista amico di famiglia faceva il suo bel cartoccio con la carta da zucchero blé, che adesso si usa per fare che comunque si i chiama disegni. comunque Carta carta da da zucchero, zucchero. perché quello era. Ed era quella carta azzurro-blu puntecchiata che si usava appunto per lo zucchero. E così via, tutti i vari cartocci volta per volta diversi. Quindi la differenza sostanziale stava in molti argomenti. Dopodiché, insomma, l'analisi la facciamo dopo, seguiamo il racconto. Raccoglieva e comprava tutta questa roba mia nonna, e poi prendevamo la bicicletta e tornavamo a casa. Io strada facendo mi mangiavo un bel tocco di parmigiano, perché era parmigiano vero quello che compravamo allora, perché quando uno metteva sul mercato un prodotto era buono, era vero, Certo. perché se ne vendeva poco e la gente era molto selettiva. Certo. Siccome i soldi erano pochi, quei pochi che c'erano li si gestiva per andare a comprare la roba buona, e quindi quando mettevi la roba scadente sul mercato nessuno te la comprava, quindi doveva essere per forza buona.
Quindi poi tornavamo a casa, insomma, e facevamo... Anche perché, a parte il fatto che le sofisticazioni ci sono sempre state, sì. Anche perché poi era molto difficile sofisticare. Cioè, o eri un grosso, ad esempio, l'olio era facilmente sofisticato, ma era sofisticato con altri oli. Ecco, non è che lo falsificavano con lo zucchero, per dire, no, certo, con materie solide, comunque no, oggi, era magari olio di Sansa mescolato notizia, con l'olio. Notizia che ho letto qualche giorno fa su internet, non mi ricordo bene, ma mi pare a Hong Kong o a, in un altro degli stati città del Medio Oriente, del lontano Oriente, hanno approvato una legge per cui è possibile rettificare l'olio di macchina e venderlo legalmente per uso commestibile. Commestibile. Ma ti immagini? Una cosa folle. Ma che in cinese? Le macchine. Bisogna dire che il petrolio è comunque olio di derivazione di chimica organica e quindi comunque deriva dalla cellulosa. Ma certo. Quindi è comunque commestibile. Poi mia nonna diceva quello che non strozza ingrassa. E certo. E questa è la prova. C'è poco da fare. Quindi, però tornavamo poi a casa. E che cosa avevamo fatto? Una funzione enormemente etica. Perché? Perché, come dicevamo stamattina, oggi ci troviamo in una società in cui è possibile fare industrialmente qualunque tipo di mestificazione e, per esempio, mescolare l'olio, che ne so, l'alcol etilico con l'alcol metilico, provocando centinaia di morte nei vecchietti, come successe. Non è che è stato mescolato in quel caso. Vabbè, è era proprio, proprio alcol metilico. Metilico, certo. Che doveva passare per alcol e doveva essere distrutto. Esattamente. Erano le classiche truffe all'italiana. Esattamente. Doveva andare allora, distrutto, ha detto no perché devo buttare via tutto sto benedio. No, non è così. No, aspetta, no, non diciamo queste cose. Vabbè. Allora, è stato anche lo stesso discorso di quelle salsicce che erano salsicce piene di merda che per un errore sono state distribuite, le avevano fatte apposta perché le dovevano far vedere agli uffici tecnici a giustificazione che veniva buttato, ma per l'alcol dicevano che era alcol etilico, ma nessuno avrebbe mai buttato alcol etilico e buttavano l'alcol metilico che serve a ben poco. E le salsicce non certamente uso umano. No, perché se muore su oppure si diventa ciechi. Infatti buona parte di quelli che sono sopravvissuti sono diventati ciechi. E invece le salsicce piene di merda dovevano distruggere, no? In realtà anche lì c'è stato qualche dritto che ha detto... Ma non erano i produttori, attenzione, non erano i produttori. Qualche dritto ha detto, ma adesso lo vendiamo noi in caso che questi vogliono buttare via questa roba, che siamo scemi. Allora, torniamo al tema. Quindi queste stanno le cose. Quindi quell'altro è andato a affettare la salsiccia, era piena di merda. Era quel il tema era un altro. Allora, tutto era partito da una discussione che avevamo fatto stamattina su... un argomento che mi tocca direttamente perché io per tanti anni ho fatto l'agente di commercio nel settore dell'alimentazione. Sì. Dell'alimentazione e soprattutto nella distribuzione, della grande distribuzione organizzata e anche nel dettaglio. Quindi nel corso degli anni ho visto una evoluzione che partendo da quel racconto che ho fatto un attimo fa in cui anche i contadini andavano al mercato. Ah, ecco, una cosa che non ho detto è che mia nonna, che faceva al mercato? Andava anche a vendere, portava le uova e le galline che c'aveva lei di sua produzione personale, lei c'aveva proprio la produzione sua, separata da quella familiare, che serviva per la gestione alimentare della famiglia. Era però una gestione separata che c'aveva lei come sdora, perché era come sdora praticamente era gestore del capitale alimentare familiare, per quello riguarda la cucina in particolare. Era così per tutte le donne, diciamo, che donne che ricoprivano quel ruolo e quella mansione. E lei che cosa faceva? Cioè le sue belle 30, 40, 50 galline che si manteneva per cavoli suoi, a spese sue, con i resti, i residui degli scarti alimentari che usava, del cibo che produceva lei, e con quella lì faceva una catena, diciamo, alimentare completa, per cui dava da mangiare alle galline, cresceva le galline, le facevano le uova, vendeva le galline.
e con quei soldi comprava poi tutto quello che era comperabile sul mercato per la parte mancante dell'alimentazione, tipo il formaggio, oppure l'ammoniaca, la varicchina e quant'altro. Va detto, per esempio, anche il sapone facevamo in casa e tante altre cose. Insomma, ecco, non entro nel dettaglio, non è questa la centralità. La centralità era invece dove va messo, diciamo, l'obiettivo in questo video, è il concetto del consumo. Allora, si è partiti da una realtà storica millenaria, che era quella che ho rappresentato nel racconto di prima, per arrivare alla situazione attuale, dove parlavamo anche stamattina del fatto che i bambini in età infantile o anche non più infantile ma adolescenziale non conoscono gli animali da allevamento, non conoscono le capre. Niente, li portano ogni tanto a fare alle fattorie del agroturismo, perché non sanno. In Piene di Roma ci sono delle fattorie che servono per fare, cioè, i bambini non sanno da dove esce, dove esce il latte, non siamo, sanno dove siamo esce... al punto, appunto, in cui c'è il distacco totale fra la realtà e le conoscenze dell'uomo. La realtà oggettiva del territorio, dell'ambiente, della natura, che vengono completamente misconosciute dalle nuove generazioni. E questo è un aspetto. L'altro aspetto importante è che c'è stata una degenerazione assoluta, voluta intenzionalmente dai grandi corruttori internazionali di ogni epoca e di ogni dove e di ogni momento. Sì. Cioè, questi signori che fanno la carenza monetaria attuale, che creano la crisi economica attuale, sono anche quelli che hanno indotto questo tipo di cultura di consumo. Cioè, che cosa è successo? A un certo punto... qualcuno, facciamo un nome, tanto per farne uno, che ne so, tipo Buitoni, Barilla, Danone, che ne so, chiunque di questi qua a un certo punto ha detto: va bene, io ho oramai una grande distribuzione, da adesso in poi mi comincio a fare la pubblicità a spese del mio consumatore. Certo. No? E comincio a mettere non più il prodotto sfuso sul mercato come facevo, come per esempio della pasta di Gragnano, no? Che certo. È magari artigianale, però te la vendono sfusa, come era fino a 50 anni fa, che tu andavi col cartoccio o l'alimentarista ti faceva il cartoccio e ti metteva dentro i maccheroni, no? E non c'era mica scritto pasta Gragnano o Buitoni, c'era solo i maccheroni. Però attenzione. Aspetta, fammi finire il discorso. Allora, io non dico la crusca che, per pasta. Certo, no, io non dico che la verità e il giusto sta da una parte piuttosto che dall'altra. Come dicono i romani, il melius è nel centro. Oh, i romani come dicevano? Il medio stat virtus. No, il medium est... il medio. In medio, giusto, ablativo, stat virtus. Stat virtus, giusto, ecco, bravissimo, mi hai ricordato. Quindi il meglio è sempre al centro, non è mai da una parte o dall'altra. Quindi però volevo dire che invece questi signori ci hanno indotto a portarci a un consumo non più obiettivo, non più ma compulsivo, anche quello che dovrebbe essere un tipo di acquisto mediato, un tipo di acquisto ragionato. È diventato compulsivo, perché attraverso la pubblicità, attraverso la televisione, attraverso i media, attraverso la mistificazione, attraverso la manipolazione della cultura, dell'istruzione, della cultura in generale, no? Dell'immagine e quant'altro, l'immagine delle donne nude, l'immagine del testimone all'attore importante, conosciuto, eccetera, ti inducono a consumare un determinato prodotto facendolo pagare 3 o 4 volte quello che costa in origine. Esattamente. Allora ho fatto l'esempio, tutto questo è partito stamattina perché ho alla mia veneranda età ancora voglia di lavorare e ho preso la rappresentanza di alcune aziende nel settore chimico. E che cosa facciamo? Distribuiamo i detersivi, quelli a rendere, cioè quelli con il vuoto a rendere, con la spillatrice, cioè uno va lì con la bottiglia, come oggi finalmente si incomincia a fare anche con il latte crudo appena munto o con l'acqua minerale fatta lì per lì dalla macchina, no? Che è buona ancora più dell'acqua minerale che compri in bottiglia, e che quindi che cosa fai? Vai col tuo bel barattolo, col tuo bel contenitore nel distributore e ci metti la monetina e quello ti dà
il contenuto e tu te ne vai via avendo pagato il prodotto 4 volte di meno. Certo. Non avendo consumato territorio, non avendo consumato ambiente, non avendo consumato copertone, non avendo consumato nafta, non avendo consumato motori dei camion, non avendo fatto ammazzare le persone in giro con il traffico, perché diminuisci del traffico del 40% del trasporto mobile, di trasporto su gomma, del trasporto merci su gomma, è quello che meglio. Viene chiamato e chilometro zero. Soprattutto produci 40% del totale della quantità di massa che viaggia su gomma, quindi vuol dire che in giro per l'Italia va circa l'80% in meno, 40 più certo. 40 che è pure di più percentualmente in meno di quello che oggi va, quindi 40% dei trasporti su gomma, quindi immaginate che risparmio economico anche monetario, proprio certo. di risorse, di energia. L'energia per produrre gli imballi, i bancali, le plastiche, tutto le tipografie che lavorano. L'energia e le spese di istruzione. No, aspetta, il recupero, il riciclaggio. Cioè, tutto un giro pazzesco. Tutto questo per dire che per andare a risolvere il problema economico, una delle cose più semplici da fare è la riduzione dei consumi. La riduzione dei consumi non nell'alimentazione o nello svago, nel DJ, nel bersi una bottiglia di birra o farsi una canna. No, quella di eliminare le spese superflue. Questo è del tutto inutile. Serve solo a aumentare il consumo a tutto vantaggio di chi gestisce la moneta. Esattamente, certo. Non a vantaggio del consumatore. Il consumatore ci avrebbe molto più vantaggio a mangiarsi a bersi un bicchiere di birra prodotta dalla Peroni a Piazza Alessandria, no? Come era una volta, e non che oggi ci ritroviamo la birra Peroni di cui fanno la birra italiana, no? In pubblicità, quando in realtà il capitale è australiano addirittura. E che cazzo? Questo la dice lunga sulla menzogna continua che ci pervade in ogni ambito, in ogni e soprattutto nell'ambito dell'alimentazione, che è la cosa più assoluta, più importante, da cui deriva la salute, la sanità, l'igiene, la sicurezza, la durata della vita. 10.000 argomenti che potremmo mettere in campo in questo contesto. Quindi questo per dire però che c'è una intenzionalità nel corso dei decenni che ci hanno portato a questo punto, che è stata messa in atto strategicamente per portare la società a questo melting pot che ci ha condotto a non avere più i ragazzini che non sanno dove avere i ragazzini che non sanno dove cazzo si fa il formaggio. No, questa è la perdita dell'identità, non dell'identità nazionale, ma dell'identità personale. È questo il grande dramma delle future generazioni, non avere più il contatto con la materia, con la concretezza, proprio con la terra. Con la terra. Io mi ricordo che da bambino, perché ero curioso, mi mangiavo la terra. Beh, quanti l'hanno fatto? Mia figlia... Io mi ricordo che l'ho beccata più di qualche volta da bambina, si mangiava la terra, perché mangiando la terra capisci il sapore, conosci la densità, sì. conosci, affini il tatto, il senso del gusto, eccetera, è esperienza. L'esperienza, se non la fai, non ti pervade, non arrivi che ad avere... Non era terra, era argilla, l'argilla si mangiava, è sempre stata mangiata. Sì, vabbè. Mille cose. Diciamo però che vabbè, l'argilla, siccome precisiamo, l'argilla è molto frequente, no, per quello in Italia io mi mangiavo pure gli aini, se per quello ci sono quelli che si mangiano anche le caccole, no, del naso. No, ma sai perché? Perché allora io poi ho sofferto personalmente di una malattia che tu certamente sai come definire. C'avevo dei dolori durante il periodo dai 9 ai 12 anni, dei dolori allucinanti alle ossa. Madonna, come mai? È perché c'avevo carenza di calcio. Ecco perché mi mangiavo i sassolini. Ah, certo. Mi mangiavo i sassolini. Io c'era il mio fisico che c'aveva bisogno di calcio. Guarda, quello è un bisogno primario. Te mangi quello che hai a portata di mano. E questo per dire, insomma, ecco. Però per tornare al discorso generale, noi viviamo in una società oramai manipolata in maniera mediatica sotto qualunque profilo. E quindi
bene deve essere questo ritorno alle origini che ci hanno accompagnato fino a 50-60 anni fa, di avere l'alternativa, cioè le due sponde, cioè da una parte la vita agreste con tutte le sue limitazioni e con tutte le sue rinunce pure in qualche caso, e dall'altra la vita modernista, attualista e contemporanea, capitalista consumista, piena di una serie di facilità e di comodità, ma che comunque te le fanno pagare molto, molto care. Esatto. Io vorrei concludere, aspetta, con una bella frase, qui la presentazione di un libro che è stato scritto da un giornalista che si chiama Antonio Ciarrapico, Le ombre della storia, edizione Aracne, Roma 2012. Questo libro prende in considerazione tutta una serie di avvenimenti storici e questo libro è concluso da un saggio che è opportunamente intitolato Che necessità ha oggi l'Italia di esistere? E in esso l'autore, dopo aver ripercorso il faticoso processo che ha portato all'unificazione nazionale, esamina le ragioni delle sue battute d'arresto e delle sue cesure, che identifica nella fragile coscienza popolare di un'identità che pure è indubbia e profonda. Esiste un'identità italiana che dà la lingua, una delle prime lingue del mondo, della storia del mondo, è la lingua italiana. Purtroppo, specie dopo la catastrofe del 1943-45, la classe politica, per la sua stessa formazione, non si è posta, salvo rare eccezioni, l'obiettivo di vivificarla e rafforzarla, questa identità, nello spirito pubblico soprattutto. Ciò è avvenuto sia per la sua preoccupazione di differenziarsi dal fascismo, che del nazionalismo aveva abusato, sia per aver inseguito il miraggio di una superiore identità europea, fondata peraltro su premesse esclusivamente economiche, che come il germanico Zollverein del secolo XIX da sole non potevano ovviamente dare frutti politici. Questa è un'analisi bellissima. Bellissima in poche righe. Hai capito? Una classe politica da una parte rinuncia all'identificazione nazionale, quindi ignora la nazione a prioristicamente. No, dall'altra non faceva, non faceva bello. Appunto. Poi dall'altra c'è questa spinta europea, vista però solo nell'ottica non di integrazione delle nazioni, ma di economia. Ma esclusivamente economica, per cui oggi esiste una crisi anche di identità nazionale, per cui questa classe dirigente va tolta di mezzo, va abolita. Proseguiamo fino alla fine. Un'Europa senza anima rischia perciò di essere soltanto un'espressione burocratica, come è esattamente oggi l'Unione Europea, ma della peggiore burocrazia, della burocrazia che per una dinamica interna va contro tutti i popoli d'Europa, Germania. No, ma anche perché non è stata letta da nessuno, certo. È autogena. Certo. Beh, perché la burocrazia italiana non è eletta per raccomandazione e roba di questo genere, o perché quel ministro o quell'altro doveva inzeppare i ministeri per avere il voto nel paesino di questo o di quello, è la stessa cosa. Non c'è nessuna, quando si dice oggi, dice andiamo avanti, vogliamo valorizzare il merito di chi? Di chi? Il merito di chi? In un burocrate che deve soltanto, quando va bene, passare le carte, quando ci sono, mi dici qual è la selezione, è che l'hai selezionato per avere il voto. Molto acutamente l'autore nota che l'interesse... No, scusa, volevo fare una postilla, cioè volevo dire, del resto, questo si nota in molti casi negli ultimi anni in particolare, ma ormai da parecchi anni, che il Parlamento approva leggi del tutto incostituzionali, il che vuol dire che le commissioni in cui sono stati dibattuti i temi e i burocrati e i consulenti avrebbero dovuto verificare la congruità con la Costituzione, ottima considerazione, in realtà hanno sbagliato tutti i metri di misurazione, di valutazione, e quindi poi
propongono delle assolute indegnità concettuali che poi vengono rimaneggiate ulteriormente nella discussione in aula e degli aborti assoluti, Molto acutamente l'autore nota che l'interesse per l'Europa è inversamente proporzionale a quello riservato alla nazione. A ciò si aggiunga il diffondersi di una cultura irenica ed ecumenista, che si concilia perfettamente con gli ideali edonistici e consumistici. Spieghiamo irenica che cosa vuol dire, che sennò la gente difficilmente interpreta. Ma guarda, irenico viene da... Da Irene. Sono cose che non hanno... Da irenistico vuol dire, viene da Ireneo, quindi sì, una cosa che è legata alla dottrina cristiana, ce ne frega assolutamente. comunque, irenica ed ecumenista sono... Sovrapponibili. Vatti a vedere qual è l'eresia di Ireneo, certo, che appunto è stato incastrato proprio su questa linea, ma a noi non ci interessa, si tratta praticamente di una visione che non tiene assolutamente conto della realtà, per andare a ricercare... Una batteria quasi. Sì, che si concilia perfettamente con gli ideali edonistici e consumistici che si sono diffusi nel periodo ormai tramontato delle vacche grasse. Eppure, conclude l'autore, l'Italia non può cessare di esistere né rinunziare di essere validamente presente nell'arena internazionale in cambio di nulla. E mi sembra che questa conclusione a quello che ha detto lui, perché il messaggio edonistico è strettamente correlato con una visione consumistica, no? Del senso più deteriore del termine, della produzione alimentare. No, ma soprattutto la produzione anche inutile. Sì, vabbè, inutile, perché quella alimentare è la più importante. Sì, mangi una cosa perché c'è una buona confezione di cartone. La cosa incredibile è che, come ormai è stato assodato in più occasioni, circa il 30% di tutto quello che viene prodotto dall'alimentare viene buttato via, certo, viene scartato. Il che vuol dire che noi, nella nostra civiltà attuale consumistica, in realtà non consumiamo tutto quello che viene prodotto, ma in esuberanza viene prodotto, sì, perché qualcuno non lo appetisce. Esattamente. E quindi, per quanto ci vogliano ammannire di favole e di cazzate mediatiche più o meno palesi e più o meno evidenti, comunque poi il fisico, il gusto, il sapore, i sensi, alla fine prevalgono su qualunque altra tematica. Allora, io concludo, c'era un vicino a casa mia, un dei signori, che avevano una donna di servizio, adesso non la vedo più, che era niente po' di meno che una tibetana. Incredibile. Questa donna qui era una bravissima donnina, eccetera, eccetera, e la sera, quando andavo a buttare la